i disegni dei piccoli pazienti del San Raffaele Giglio di Cefalù. Siamo andati a vedere. I disegni del calendario 2009 della Fondazione San Raffaele Giglio, realizzati dai pazienti del laboratorio di arte e terapia dell'ospedale, sono stati scelti come soggetti protagonisti dell'inferata città di Solarino che si è svolta nel centro siracusano dal 19 al 21 giugno. I nostri inferatori hanno riprodotto i disegni in 10 gigantografie di fiori della lunghezza di 7 metri per 4 di larghezza. L'organizzazione della manifestazione è istituita il premio San Raffaele Giglio per il bozzetto inferato più espressivo. Come nasce l'idea di collaborare con il San Raffaele Giglio? L'idea di collaborare con il San Raffaele nasce dal fatto che io vengo spesso dall'ospedale essendo in cura là e una volta entrando ho visto la parete tappezzata di quei piccoli bozzetti realizzati dai degenti dell'ospedale e sono rimasta stupefatta, meravigliata, e quindi da questa cosa è nata l'idea di realizzare i bozzetti interati a Solarino in questi degenti che sono presso l'ospedale. Quanto tempo è servito per organizzare questa manifestazione? Per organizzare tutta l'intera manifestazione ci sono venuti almeno già 6 mesi di lavoro consecutivi. Per realizzare l'inserata vera e propria 3 giorni e 3 notti consecutive praticamente. Tecnicamente come si realizzano questi progetti? Ma il primo obiettivo è quello di realizzare i disegni, rifarli da nuovo oppure riprendere come in questo caso i disegni fatti dai bambini leggendo presso l'ospedale San Raffaele. Evidentemente riportare il tutto sulla carta, dalla carta riportare i disegni sull'asfalto con i gessetti nelle dovute proporzioni. Parliamo di trasferire un disegno di pochi centimetri o di 50 centimetri in quadri infiorati di 7 metri per 5, quindi 35-40 metri quadrati. Quindi è una tecnica molto difficile, non ha motivo o bisogno di essere dei bravissimi disegnatori, però un po' di pazienza, un po' di bravura si riesce a trasferire i disegni. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda questa prima edizione del nostro TG Informazione, grazie per averci seguito, arrivederci. 80.000 steli tra garofani e rose per comporre un lungo tappeto di quadri di fiori, scenografia dell'inferata della città di Solarino, in provincia di Siracusa. Per la manifestazione tenutasi nel weekend, i maestri infioratori hanno riprodotto 10 disegni del calendario 2009 della Fondazione San Raffaele Giglio, realizzati dai pazienti del laboratorio di arte e terapia dell'ospedale. Così le immagini del calendario sono diventate riproduzioni di 7 metri per 4 e sono state installate nella piazza principale, dove si è svolta e conclusa la manifestazione con giochi d'artificio e con la premiazione del bozzetto fiorito più espressivo, Finalmente Liberi. L'opera si è aggiudicata il premio San Raffaele Giglio e rappresenta 3 bambini in corsa in un prato verde. La giuria, presieduta dall'organizzatrice dell'evento, Santina Inturrisi, ha anche assegnato un altro premio alla squadra di maestri infioratori e bambini che hanno creato il bozzetto La Fontana. Visti i risultati, il sindaco di Solarino, Pietro Mangiafico, auspica una futura collaborazione con la Fondazione Cefaludese, che con questa iniziativa ha permesso ai suoi pazienti di poter avere ore di svago in ospedale mentre seguivano il loro percorso terapeutico.